il susseguirsi delle emergenze che ha vissuto questo territorio a partire dall'inizio del 2017 soprattutto, rischiano di far dimenticare la situazione drammatica che sta vivendo la campagna abruzzese, perché il combinato disposto di maltempo, sisma e mancanza di corrente elettrica per molti giorni ha generato una situazione drammatica. Oltre 50 milioni di euro il danno secondo le prime stime che abbiamo potuto fare, ma soprattutto almeno 10.000 animali morti. Allora occorre agire molto rapidamente, perché si tratta di salvare un tessuto economico insostituibile che lega l'agricoltura, la produzione di cibo e il turismo e che genera migliaia di posti di lavoro. Cioè, occorre veramente tenere conto che l'Italia è fatta per oltre il 50% di aree svantaggiate, di colline e di montagne, quindi non si può guardare solo all'emergenza, ma bisogna costruire un vero e proprio piano per la tutela dei territori rispetto al dissesto idrogeologico e tenere conto che garantire la presenza agricola su questi territori è l'unico modo per garantire loro un futuro e per garantire la tenuta di questi territori anche rispetto ai drammi generati dal cambiamento climatico. Le prime misure che abbiamo ottenuto sono un primo passo, occorre agire ancora in modo molto più rapido, sia in termini economici ma sia soprattutto in termini di semplificazione drastica di tutte quelle che sono gli adempimenti necessari per consentire a queste aziende di ripartire, di potersi costruire un futuro che non è solo il futuro delle aziende agricole, ma il futuro di un territorio che è profondamente legato alla vita dell'agricoltura del territorio. Serve guardare alla continuità dell'attività di queste aziende agricole, ma poi serve costruire un piano e un piano per un investimento futuro, duraturo, su questi territori che sono fondamentali per il futuro del paese. Oggi sicuramente gli imprenditori non saranno fermi, avranno voglia, hanno continuato già in questi giorni, anche perché sono così importanti per un territorio come il nostro, quindi aiutarci a non creare lo spopolamento e quindi di conseguenza la burocrazia deve darci una mano ma non appesantirci. Ringrazio il presidente nazionale di Coldiretti Moncalvo per la sua visita in provincia di Teramo per rendersi conto da vicino della drammaticità dell'agricoltura, in particolar modo della zootecnia abruzzese. Io voglio ringraziare Coldiretti che in queste settimane difficili è stata vicina alle istituzioni, ma soprattutto vicina agli agricoltori e agli allevatori. Abbiamo sviluppato una serie di solidarietà, a cominciare dal mais, dal fieno, dalle granaglie che sono arrivate da ogni parte d'Italia e anche dalle altre nazioni europee, per contribuire ad alleviare i tanti problemi dei nostri allevatori. Inoltre abbiamo sviluppato il progetto Adotta una stalla, trasferendo tanti bovini dalle montagne verso il mare, verso strutture, stalle disponibili. Adesso abbiamo dei compiti ancora più gravosi, che è quello di iniziare la ricostruzione, e sono certo che con l'aiuto della Coldiretti nazionale noi possiamo sviluppare processi positivi per quanto riguarda la ricostruzione, e soprattutto noi dobbiamo fare di tutto per far rimanere le nostre aziende, i nostri imprenditori insediati in queste aree così difficili della nostra montagna.